Si sente parlare da installatori, da smanettoni, da informatici, sempre di IP pubblico, ma per vedere telecamere hai bisogno dell'IP pubblico statico, IP pubblico dinamico. Cerchiamo di fare un attimino un breve riassunto di che cos'è. L'IP pubblico è un indirizzo IP che vi viene dato dal vostro fornitore di telefonia fissa, di linea DSL più precisamente, e che permette, se lo avete, di pubblicare sul web un qualcosa, un antifurto, una centrale antincendio, un DVR, quello che volete. Questo lo pubblicate su internet e da remoto, quindi da un luogo e da un device che sia esterno alla vostra rete locale, potete raggiungerlo tramite opportune configurazioni del router. L'IP pubblico, può essere statico o dinamico. Statico vuol dire che a Federico Bertamino è stato assegnato questo indirizzo e se spegne il router tra 6 mesi, tra 6 anni, Federico Bertamino ha sempre quell'indirizzo. Dinamico vuol dire che secondo delle regole interne normalmente gestite dal fornitore di telefonia che voi nemmeno conoscete, questo indirizzo cambia nel tempo. Tipicamente cambia ogni volta che riavviate il router, cioè che si spegne e che si riaccende, ma anche dinamicamente a router acceso. Resta, è evidente che nel caso di IP dinamico non potete pubblicare qualcosa su internet con il vostro IP, cioè potete farlo, ma chiaramente lo raggiungerete fino a quando l'indirizzo sarà quello, perché poi l'indirizzo cambierà e quindi voi non sarete più in grado di raggiungerlo. Quali sono le soluzioni? Allora, prima di tutto, c'è da dire che in questo momento i principali operatori di telefonia fissa italiana, parliamo di convenzionale, lasciamo perdere Eolo o questi servizi wireless, che ognuno ha una sua storia, comunque ci si può informare, tipicamente danno l'IP pubblico dinamico ai contratti casa, contratti privati, e l'IP pubblico statico ai contratti business. Per quanto concerne Fastweb, normalmente non è attivo di default l'IP pubblico nei contratti casa, ma potete ottenerlo con una semplice telefonata, vi viene mandato per SMS nel giro di qualche giorno. Come si risolve l'assenza di IP pubblico? Con i cloud, di cui parleremo diffusamente in un video apposta, oppure con le VPN, soluzione più tecnica, più difficile, ma decisamente più sicura. Non ci sono alternative. Se invece avete un IP pubblico dinamico, la soluzione si risolve, la dinamicità, il ruotare di questo IP si risolve abbonandosi ad un servizio di DDNS. Il DDNS è un servizio che potrebbe essere fornito o da un operatore terzo, per esempio dindns.it o noip.org, o dal costruttore del vostro apparato, che potrebbe fornirvelo già lui gratuitamente. E questo servizio, tramite opportune configurazioni, aggancia, diciamo, ve la faccio sempre, l'IP pubblico del vostro router che ruota ad un indirizzo nominale, normalmente in lettere, che ne so, pippo.dns.it, e sarà il DNS e il vostro router a dialogare in modo che il router ogni volta che cambia IP pubblico avvisa il DNS lo tiene agganciato e voi non percepite più questa rotazione. Detto così è molto difficile, in realtà è piuttosto semplice. Quello che voglio dirvi è se il DNS vi viene fornito dal vostro costruttore di sistemi di sicurezza, benissimo, ma se dovete utilizzare un servizio vostro, vi ho già citato dindns.it, dindns.org, noip.org, li riassumo i principali. Sottoscrivete un abbonamento Pay. Con 20-30 euro l'anno, magari potete avere anche più di un indirizzo. Gli aspetti gratuiti, che ormai stanno sparendo, di solito non garantiscono la stessa stabilità di funzionamento. Per cui, dindns rigorosamente a pagamento. Stiamo parlando di 20 euro l'anno per un vostro sistema di sicurezza.